Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Vediamo la situazione dei pronostici relativi al programma 10 e Lotto Magico 2020. Questo, ragazzi, è uno scrigno di, volevo dire soldi, ma soprattutto è uno scrigno di idee da giocare, da mettere in gioco. E credetemi, una volta sì e una volta no, si riesce a vincere con questo programma. È una cosa fantastica. Allora, vi faccio vedere una cosa. Giorni fa. Allora, prima dell'ultima estrazione, ieri c'è stata l'ultima estrazione del 14 gennaio. Vi ricordo che le estrazioni del 10 e l'8 serale, perché ancora qualcuno non conosce questo gioco, 10 e l'8 serale è legato alle estrazioni dell'8. Per questo nel mio programma 10 e l'8 magico faccio vedere sia l'estrazione dell'8, l'ultima di ieri sera, qui a sinistra, sia le estrazioni relative al 10 e l'8. Perché vedete, per esempio, il 2 e il 5 sono sicuramente tra i primi due numeri di ogni ruota. Vedete, il 5 è qui, il 2 non c'è. Perché non c'è il 2? Perché è vero che si prendono i primi due numeri di ogni ruota, ma quando ci sono dei doppioni, quindi dei numeri ripetuti, si continua col terzo numero di Bari, terzo numero di Cagliari. In questo caso il 2 è uscito come terzo numero di Cagliari, e siccome qui c'erano dei doppioni, è stato preso il 2, insomma. Io qui c'ho il gatto che sta giocando con qualcosa che fa rumore, va bene. Allora, cosa è successo ieri sera? È successo quello che vi ho fatto vedere in un altro video, cioè che il 2 si è ripetuto. Guardiamo un attimo qual era la situazione di questo 2. Torniamo indietro di una estrazione. Quindi andiamo, cliccando questo bottone precedente, andiamo all'estrazione dell'11. Era sortito il 2, e pensate, era sortito anche il 5, vabbè. Questo 2 qui lo aspettavamo era in ritardo di 16 turni, non era il massimo ritardatario della ruota, ma anzi sì, era anche il massimo ritardatario della ruota in quel momento. Se non sbaglio, vediamo un attimo. Allora, ritardo numeri 10 e l'8, perché questo programma comprende anche una utilità per vedere i ritardi. E li vediamo in modo grafico, andiamo qui dentro. Adesso il massimo ritardatario è il 55, andiamo indietro di una estrazione. E andiamo indietro ancora di una, ecco dove c'era il 2 che ritardava da 16 turni. Ecco, era il massimo ritardatario tra i numeretti, ma capitava in quel momento che fosse anche il massimo ritardatario generale. Ok? In ogni caso io lo seguivo più che altro perché era un forte ritardatario tra i numeretti. Diciamo che i numeri da 1 a 9 entro 20 colpi escono, girano tutti, insomma, no? Siccome nei miei pronostici c'è sempre un numeretto, era giusto andare a controllare quale dei numeretti fosse in ritardo. Dopo vediamo quale attualmente è più in ritardo. E c'era questo 2, insomma. Cosa vi ho detto in un altro video? Che quando esce un numero ritardatario, poi tende a ripetersi nel brevissimo. Tempo 1, 2, 3 colpi si ripete. Per cui è bene che quando si vince oppure non si vince con un pronostico basato sul numero ritardatario e questo numero esce, sia che ho vinto o che non ho vinto, posso continuare a giocare ancora qualche colpo il mio pronostico, perché tende a ripetersi. Allora, cosa è successo l'altro giorno? È successo intanto che vi avevo dato in un video questo pronostico, dove c'era 2, 15 e 54. Ok, ve l'avevo proprio dato, eh? Se andate a vedere si chiama 10 Lotto Magico Nuova Tecnica, dove spiegavo proprio questa cosa. C'era questo 2, 15 e 54 lo suggerivo proprio da seguire. Se guardate il video lo suggerivo da seguire. Cos'è successo? Che è uscito il 2, ma non il 54. Andiamo a vedere. Torniamo qui, siamo all'11. Ok, era uscito il 2, non il 54. Nel caso mio ho vinto lo stesso perché avevo giocato anche 2,84, che erano numeri che davo comunque nel mio canale Telegram. Io vi invito a iscrivervi a quel servizio su Telegram, perché abbiamo vinto l'11, abbiamo vinto anche ieri sera con un altro ambo che adesso vi faccio vedere. Un pronostico che io avevo messo lì, 2,84, è stato preso. A quel punto cosa ho detto? Io continuo a giocare
un paio di terzine che seguivo. Allora, quali erano le terzine? Erano proprio queste. 2, 15 e 54. E poi ne ho anche un'altra col 58. Allora, qui è facile fare confusione, ma ve la faccio vedere. Allora, quello era una vincita dell'altro giorno. Poi abbiamo, ecco qua, ho vinto ieri 14 con 2,58. Ho vinto sia una giocata di recupero sia una giocata forte, quindi ho anche, diciamo, per vincere qualcosa di serio, qualche volta faccio anche qualche giocata forte. Va bene, però questa qui era una giocata di recupero. E comunque è uscita 2,58. E poi abbiamo anche, allora andiamo qui all'ultima estrazione, mostra l'ultima, quindi è uscito 2,54, che adesso non ho qui la bolletta, però l'abbiamo preso, avete visto che era quello che davo proprio nel video, in questo video, 2,15,54, ok? Fate attenzione a quello che metto nei video, perché magari esce. Non abbandonatelo, capito? Se capita che magari per qualche colpo non esca. Ecco qua, anche quest'altra bella vincita. 5,86, 5,14. Questa me l'ha mandata una persona che l'ha ricavato dal programma 10 Lotto Magico, proprio da questo programma. Ok. Allora, cosa significa questo discorso del 2? Che pur essendo uscito il 2, guardate addirittura appunto il 2,5 addirittura, vabbè, essendo uscito il 2 il giorno 11, come vi dicevo in un altro video, sono ancora da seguire i pronostici. E la volta successiva è uscito 2,54 che avevo lì. Se usciva anche il 15 invece che il 14 facevamo terno, vabbè, però anche Lambo non è male, perché ricordatevi, è molto speculativo. Questo è un gioco che paga 14 volte la posta senza, cioè per Lambo, senza tasse. Ok? Quindi è un gioco assolutamente da seguire, è molto più remunerativo dell'ambata al lotto, tant'è vero che io adesso questi giorni sto seguendo più il 10 lotto che il lotto. Questo è un programma che è uno scrigno prezioso, vi raccomando di prenderlo perché, per un motivo che non sto a dirvi, sono gli ultimi giorni che lo posso tenere al prezzo indicato sotto, nel link sotto che sta nella descrizione e anche come primo commento. C'è questo programma, fra poco cambierà il prezzo perché ci stiamo avvicinando al punto di pareggio e non voglio che sia diffuso più di tanto, quindi tra poco non sarà più disponibile. Non sarà più disponibile a questo prezzo, sarà disponibile a un prezzo molto molto più alto, oltre il doppio probabilmente. Comunque adesso vediamo. Bene, qual è la situazione attuale? Attuale, andiamo a vedere. Allora, andiamo, siamo all'ultima estrazione, andiamo a vedere il ritardo dei numeri. Ok, vediamo che... No, questo non va bene. Non va bene. Aspettate un attimo. Allora, ritardo fino all'ultima. Ecco qua. Allora, andiamo su ricalcola. Va bene. Allora, siamo all'ultima estrazione. Mi sono posizionato all'ultima. Ho cliccato ricalcola per avere un aggiornamento. Vediamo che il 2 mostra 0 perché è appena sortito, ok? Qual è un numero interessante? Tra i numeretti è assolutamente interessante il 9, che ritarda da 15 colpi. Quindi, chi ha il programma, adesso do anche un pronostico per tutti, però chi ha il programma deve andare su elaborazione e cliccare il bottoncino calcola su questo metodo, da questo primo metodo, bottoncino calcola fino a ottenere un pronostico che abbia il 9. Ok, io come mi regolo nel gioco con questo programma? Faccio in questo modo: una terzina la gioco un po' più forte, ok? Metto qualche unità di gioco, cioè qualche euro sul terno, e poi 3, 4, 5 euro su ogni ambo, in modo da vincere qualcosa, ok? Poi un'altra terzina, ne prendo un'altra, sempre col 9 magari, e la gioco come recupero, cioè gioco tutto al minimo, 1-1-1, ok?
Non gioca, secondo me non seguite anche oro, doppio oro, non serve perché sono vincite rare quelle. Ecco, casomai mettete un euro in più sugli ambi. Va bene. Adesso vediamo anche un'altra cosa. Oltre il numero 9, che è in ritardo tra i numeretti ed è sicuramente interessante, altro numero di sicuro interesse, andiamo sul grafico per vedere meglio, è il 55 che porta 16 turni di ritardo. Uno dice: beh, cosa gioco loro? 55 e 9. Sarebbe troppo facile, non è così, non è detto che escano 55 e 9, assolutamente. Va fatta una ricerca per 55. In questo caso andiamo nella elaborazione. Voglio provare il metodo 2 che dà 4 numeri. Ok, faccio calcola e voglio trovare un pronostico con il 55. Ok, vediamo un pochino. Continuiamo a cercarlo. Verrà fuori un pronostico col 55. Ok, queste sono tutte combinazioni molto valide. Diciamo calcolate, eccolo qua, calcolate dall'algoritmo, che è un algoritmo, diciamo, per farla veloce, che lavora su un albero neurale. In pratica, dalle migliaia di combinazioni disponibili, in questo caso di quattro numeri, ne estrapola un centinaio che sono, per un motivo tecnico che non sto a dirvi, anche perché fa parte diciamo del segreto riguardo il calcolo di questo algoritmo, ne ricava un centinaio che sono fortemente, fortemente possibili. Quindi di solito se se ne giocano un paio, una delle due esce. Se se ne giocano tre, sicuramente una delle tre esce durante entro uno o due colpi, ecco. Se se ne gioca una bisogna attendere. In questo caso, per esempio, l'attesa media per quattro numeri, per un ambo con quattro numeri, sono quattro estrazioni. Ok, ma siccome l'ambo paga poco, paga 14 volte solo, possiamo fare in questo modo. Se vogliamo seguire questo pronostico, intanto questi li giochiamo tutti assieme, quindi 5. 55, che è la base, no? È il numero che cercavamo. 78 e 59, li giochiamo tutti su una bolletta. Non ci importa che il 5 è già uscito, meglio, potrebbe uscire ancora. Questi qui vanno giocati tutti e quattro su una bolletta. Poi, come ambi, per risparmiare sulla spesa e quindi per avere un utile migliore, non li giochiamo tutti e 6, ma giochiamo solo quelli con il 55. Quindi 5 e 55, che mi piace pure. 55, 78, 55 e 59. Ok, solo questi tre. Quando cercate una quaterna, o anche col metodo 3 una cinquina, che abbia un numero base che cercate voi, stavo dicendo voi altri, come si dice qui nelle Marche, che cercate un numero che cercate voi altri, giocate poi solo gli ambi che si combinano con il numero base appunto che cercate, va bene? Ok, avete preso appunto? Questo va giocato per 2-3 colpi, 4 colpi, vedete voi. La media di sortita è 4 volte. Normalmente 8 pronostici su 10 vincono entro il quarto colpo. Ripeto per l'ultima volta, questo programma è uno scrigno di gioielli. Quindi compratelo adesso perché poi aumenta tantissimo. Se avete già altri miei programmi vecchi, chiamatemi. Scrivetemi su WhatsApp oppure telefonatemi, a me mi fa sempre piacere quando qualcuno mi telefona, perché potete avere uno sconto, va bene? Vi ringrazio per l'attenzione, vi chiedo di mettere mi piace, poi per favore vi chiedo una cosa importante. Chi ha già questo programma e ne ha avuto giovamento, praticamente tutti ne hanno avuto giovamento, lo scriva qui sotto nei commenti, proprio nei commenti sotto il video, ok? Puoi scrivere proprio, c'è scritto nuovo commento, metti una nota, bel programma, ottimo, no, fa schifo. Non credo proprio che qualcuno dirà che fa schifo, perché sarebbe assurdo, no? Scrivetemi due parole, per favore, su questo programma, come vi siete trovati e se siete soddisfatti. Vi ringrazio per l'attenzione e a presto.
su questi schermi di Radio Lotto Italia Software. Ciao, buona giornata a tutti.